Ah, mio Dio, dopo quel livello io proprio non so cosa. Continuiamo, perché cioè, ormai mi sono detto che questo gioco, Dio santissimo, lo devo finire e lo finirò. Per Dio se lo finirò. Boulder Dash. Ok, è un'altra di quelli a inseguimento col masso. Mi piacciono questi. Più o meno. Wow! Wow! Più o meno mi piacciono. Adesso mi farà sicuramente ricredere questo livello. Perché sarà una merda. Sicuramente una merda. Ok. Anche rotolato. Complimenti, Crash. Allora, prendi il frutto Wompa qua. Grande. Allora, comunque ragazzi, ho scoperto che cos'è un Bandicoot ed è un cazzo di topo gigante australiano, una roba simile. Si chiama topo porco, una roba del genere. Adesso lo guardo perché avevo qui la pagina di Wikipedia e devo assolutamente rendermi parte. Sono fatto malissimo. Sono morto malissimo. Dicevo, tradotto letteralmente, vuol dire ratto porco Bandicoot. Ed è tipo una famiglia di topi strambi. Che boh, non. No! Che boh, non. Hanno tipo il corpo piccolo e il naso lungo a proboscide. Tipo dei formichieri. Cioè, sono carucci anche, abbastanza. Non come te, Crash, che. Oddio. Oddio. Sta andando male. Oddio, sta andando male. Ok. Ragazzi, sto sudando e ho il controller che mi scivola. È una bella scusa, eh. Lo so. Oddio, santo. Oddio, santo. Ciao, Crash. Oddio. Dai. L'ultima vita prima del game over. Ce la farò? Potrei farcela. Oh, ragazzi, intanto mi consolo che questo livello non è difficile quanto quello di prima. Vaffanculo, mancata una mela. Ah, cazzarola. E sono saltato nel burrone, porco. Oh, sono saltato nel burrone, Dio santo. Perché sono stupido. Oh. Dai. Andiamo avanti. Potevo giocare a Super Mario o qualcosa del genere. Bello che l'ultima volta ho fatto lo spavaldo dicendo questo gioco non è mica Super Mario, è un gioco semplice. No, in effetti non è un gioco semplice, ma rimpiango un po' Super Mario in questo istante i giochi mongoli da bambino delle elementari che potrebbe giocare anche un monco senza le mani, senza i piedi anche, cioè vabbè. Intanto Crash corre con sta bocca aperta. Ma chiudi la bocca, Crash. Oh. Ok, ci sono. Boh, il primo masso è abbastanza semplice, dai. Tutto sommato, anche l'ultima volta l'ho fatto senza problemi. Allora, il secondo masso, via. Uno. Ok, e anche questa parte va. Poi c'è questa, dove, vabbè, sti cazzi, devo correre attraverso delle cose. Non è mica così difficile. Oh. Poi devo saltare. Whoop. Ok, e ce l'ho fatta anche la seconda. Senza problemi. Nice and easy proprio. Oh cazzo. Ma perché? No, se sto qui non mi esplode. Grazie. Cioè non mi esplode. Come cazzo sto parlando?
un alfabeta. A proposito di alfabeti, ragazzi, quando ero al mare ho ripreso a leggere una delle mie serie preferite di libri fantasy, Libri Game, che non so se conoscete perché obiettivamente è una serie abbastanza vecchia e anch'io, essendo vecchio, non la conoscevo così bene quando ero bambino, ma cioè diciamo che l'ho letta quando ero bambino, ma non completamente e ce l'ho fatta! Non completamente e soprattutto non così bene. Diciamo che sono dei libri game e sono praticamente i precursori di quello che erano le multiple choice nei videogiochi, le domande a scelta multipla, come nelle conversazioni di Mass Effect o dei giochi di ruolo come The Witcher e così. Tutte cose che hanno per certi versi cambiato molto il panorama videoludico, anche se non mi piace la parola videoludico perché sembra una cosa da università. Il panorama videoludico. Comunque no, hanno cambiato però davvero parecchio il panorama videoludico e diciamo che hanno cambiato anche il genere di giochi di ruolo, in bene, in peggio, non lo so perché. Alla fine le scelte multiple possono essere sia un bene che anche un male, perché si toglie, cioè quello, come posso spiegarvi? Quello che ci vedo di male nelle scelte multiple nei videogiochi è che solitamente sono anche fatte non così bene, nel senso che non implicano quasi nulla di quasi nessun cambiamento, e quindi una scelta senza che non implica nessuna conseguenza rilevante ai fini della storia è abbastanza inutile, cioè siete d'accordo con questo, immagino. Ad ogni modo, mi stavo perdendo via. La serie che ho letto io si chiama Lupo Solitario. Ed è appunto questa serie di libri game, che sono dei libri che tu leggi e fino a un certo punto devi compiere una scelta, che principalmente, solitamente prendi il percorso A, prendi il percorso B, e a differenza di dove finisci, diciamo, incontri mostri, alleati, eccetera, eccetera. Ed è tutto in un'ambientazione fantasy, abbastanza carino. Si può giocare nel senso che il vostro personaggio ha una scheda del personaggio, delle abilità che possono servirvi durante la vostra avventura. E qui prendiamola bella con calma. Ok. Lì dentro cosa c'è? Ok, una maschera. Dicevo, avete delle abilità, quindi avete anche un kit, appunto, di abilità che potete usare nelle vostre avventure per facilitarvi, diciamo, il passaggio nelle terre selvagge o con, cioè, gli scontri con. Porco zio! Gli scontri con dei nemici o gli incontri con degli alleati, eccetera, eccetera. È molto ben fatta per essere un libro, una serie abbastanza, diciamo, anziana. E nonostante appunto sia una serie anziana, mantiene quel tono e que c'è alcuni aspetti di puro, diciamo, non di novità, ma di innovazione. Che era un'innovazione appunto questa qua delle scelte multiple all'epoca e dei romanzi così un po' più interattivi, perché i videogiochi stavano ancora, diciamo, nascendo e crescendo in quello che poi sono diventati adesso, eccetera, eccetera. Però, a parte questa breve lezioncina di storia su quello che sono i libri game, io ve la consiglio particolarmente questa serie perché è. Sono caduto sulle fiamme, non ci credo. Cioè, oltre ad aver avuto la sfiga di cadere, sono anche caduto sulle. Cos'è? Perché? Ok. Dicevo, ve la consiglio particolarmente questa serie di Libri Game perché è molto ben fatta e soprattutto la stanno
sta uscendo di nuovo una edizione maggiormente curata e più recente, che farà poi uscire tutti questi libri. Purtroppo, porco zio, purtroppo l'autore di questa serie è morto in quest'anno, mi pare, l'anno scorso, non ricordo bene a dire la verità. Però, vabbè, a parte questo, che sono. Cioè, vabbè. La serie è veramente molto. Porco zio, dai, Crash, ti prego! Ti prego, Crash! La serie è veramente molto meritevole. E dicevo, mi sono divertito a leggere questa cosa al mare, mentre la mia ragazza bestemmiava contro di me perché come osi leggere al mare? Come osi dovresti stare con me e prestarvi attenzione? Ah no, però un'altra cosa che abbiamo fatto entrambi al mare. Adesso la sto dipingendo un po' male. Sto scherzando, ovviamente. Ma porca miseria! Abbiamo comprato uno di quegli unicorni giganti. Che non so se avete presente quei materassini unicorno giganti. E abbiamo preso il largo con questo unicorno. Con tutti che ci guardavano e dicevano: quello è un unicorno, quello è un unicorno! È fighissimo, è la cosa più figa che abbia mai visto! Cioè, cose del genere, normale. Allora, ma no, perché? Perché? Ma perché? Perché ha saltato così? Perché? Perché, Dio santissimo bastardo? Ma perché? No, 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 fermo, 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 Crash, fermo. Oltre a questo libro game di Lupo Solitario, ho preso anche il gioco di ruolo di Lupo Solitario, che non gioco di ruolo videogioco, ma gioco di ruolo in stile Dungeons and Dragons, che non so se conoscete, perché anche quella è una cosa abbastanza da vecchio. Perché adesso non so quanta gente esista ancora che gioca a Dungeons and Dragons, però il gioco di ruolo in quel senso, più da Dungeons and Dragons, quindi un gioco con libri, carte, matita, eccetera. Di Lupo Solitario, nella mia versione di Lupo Solitario, che sto giocando con la mia ragazza e con un altro mio amico. E diciamo che sta andando bene. Non avevo più giocato a un gioco così, un po' più da tavola, se vogliamo dire, da un bel po' di tempo. E mi sta divertendo parecchio. Mi sta divertendo parecchio. Ma perché? Non mi sono fermato! Non mi sono fermato! Ok, andiamo. Se magari queste cose spariscono. Grazie. No! Che pezzi di merda che siete! Gli sviluppatori di questo gioco dovrebbero morire tutti. Ora! Maledetti! No, no, no! 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 Ok, sono salvo. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Molto con molta molta calma. Bene, preso, ok, preso anche questo e via.